chef reale, però siamo a casa sua, nella sua cucina, perché adesso ci spiegherà cosa sta facendo, che cosa ha inventato. Federica Continanza, ciao, grazie. Grazie a voi, grazie a te. Grazie di aver accettato e di averci invitato. Senti, io ho detto subito una cosa importante, che è quella che tu sei a casa tua, ma in realtà stai anche lavorando. Certo, io sono nel mio home restaurant a San Gimignano ed è fresco fresco. Guarda, stai rinnovando la cucina perché è proprio arrivata da pochissimo. Bene, un ambiente bellissimo, ambiente veramente bello, poi vi faremo vedere nel particolare. E insieme a lei cucineremo, perché lei oggi ha ospiti, quindi ospiti clienti, che sono qui per assaggiare le sue delizie, che sono tantissime, vegane. Vegane, vegetariane, io sono definita una flexitarian chef, ovvero essendo flexitariana, amo cucinare tutto, l'importante è che sappia da dove arriva appunto la materia prima e sicuramente a chilometri zero è quella che prediligo, ma ho una grande diciamo simpatia per il mondo vegetale, quindi tutto ciò che è frutta e verdura io lo adoro, quindi diciamo che cucino, amo cucinare tutto, ma il mondo vegetariano e vegano io in questo particolare momento lo prediligo a tutti. Bene, cosa cuciniamo oggi, in questo momento? In questo momento sto facendo una cosa importante che mi rappresenta molto, ovvero una ricetta del riuso, perché amo riciclare, proprio perché riciclare è meglio che buttare, riciclo tutto. Siccome ho inventato in questo momento un cantuccio, chiamato il cantuccio della fede, appunto per non perdere la speranza, sapete bene, quando facciamo cantucci e li tagliamo, poi fanno delle bricioline. Io i bricioli di cantucci non li butto e ci faccio le ricette del riuso. Oggi sto riciclando le bricioline per fare delle croccose al cioccolato e arancia insieme a queste briciole e dei tartufini, dei bonbon al rum. Allora, io ora metto il cioccolato che ho sciolto a bagnomaria, cioccolato fondente, vedete che bellezza, lo metto nella bowl con le briciole. E tra l'altro questi bricioli, devi sapere Roberta, quando io vendo i miei cantucci faccio un sacchettino con i bricioli di cantucci e lo metto nella confezione, accanto alla confezione, e lì c'è proprio scritto briciolo di cantuccio avanzato per la ricetta del riuso, e per la ricetta del riuso ovviamente poi mando le persone sul mio link. Mettiamo anche un po' di cannella, così lo rendiamo un po' natalizio questo croccoso. Uniamo tutti gli ingredienti, senti il profumino, si sente l'arancia, un po' di rum, un po' di cannella che si uniscono insieme, emanano questa fragranza meravigliosa. Ecco, quando saranno abbastanza uniti i nostri ingredienti, dobbiamo prendere, vedi com'è comoda questa cucina, perché io è tutta a portata di mano, è piccolina, però veramente è praticissima. Ok, uniamo il tutto, poi se vogliamo, io ho messo anche un po' di noci, se volete unirci della frutta secca in più, insomma quello vedete voi. Per renderlo ancora più croccoso, succede che spesso abbiamo i cereali, noi siamo, io e mio figlio siamo amanti di cereali, di Kellogg's, e spesso abbiamo questi cereali, si accumula, come li usiamo? Ecco, li usiamo proprio adesso, vedete, anche qui tutta portata di mano, così facciamo tutto in diretta e mettiamo dei semplici Kellogg's cereali al mais, così rendiamo tutto più croccante. Ok? Allora, li uniamo, così hanno anche una consistenza diversa. Ecco qua. Che profumo di cioccolato. E quando saranno tutti ben amalgamati, li possiamo mettere su una carta da forno, su una teglia, e li potete mettere o in frigo o a temperatura ambiente. Vai. Allora, qui c'è un profumo di cioccolato che è una cosa incredibile. Che cioccolato usi? Nel senso, quello in polvere, quello in scaglie? Perché questa è una domanda che si fanno tanti nelle cucine normali. Certo, no, io uso un cioccolato 100%
amaro, un cioccolato, sai, la stecca, la classica stecca, mm-hmm, da sciogliere a bagnomaria, assolutamente fondente, extra, extra fondente. Io direi che sono anche abbastanza salutari questi croccosi, via, ce li possiamo permettere. Certo, poi si parla sempre di dieta, no? In realtà la cioccolata si può mangiare. La cioccolata va mangiata, e noi certo, siamo, spezziamo una lancia a favore della cioccolata, perché sicuramente fa bene, sì, tira su, specialmente in questo momento. In questo momento bisogna tirarsi su con le cose naturali e semplici. E poi, come dico io in cucina, in tutte le cose ci vuole i cubi. Bene. Il quanto basta. Se uno riesce a gestire il suo QB, allora può mangiare tutto. Bene, noi aspettiamo di assaggiare questi croccosi. Croccosi, non mi viene il nome perché sono molto invitati, secondo me è anche riduttivo. E, anche perché qui di QB ce ne sarà anche tanto, come dici te, quanto basta, ma credo che sarà difficile rimanere sul QB nel mangiarli. Il mio centro tavola molto molto mi piace moltissimo perché c'è il tuo libro qui, ci sono i miei libri, sì, c'è il mio libro che ho pubblicato da pochissimo, e all'interno di questo libro ci sono, diciamo, una trentina di ricette tutte vegetariane e vegane, ed è una sorta di calendario, un calendario dove ogni mese io racconto una mia avventura a giro per il mondo. Quindi un mese sono in montagna a fare l'evento vegano in una baita, piuttosto un altro mese sono in una serra con dei bambini a fare un laboratorio, quindi tutte esperienze, avventure, però non solo, perché parlo anche della mia, diciamo, un po' dei miei ricordi d'infanzia, dei miei nonni, della mia tradizione e delle mie ricette tradizionali che mi hanno accompagnato fin qui. Io ho iniziato a cucinare verso l'età di 11 anni e ho iniziato a cucinare con una stufa a legna. Io le mie prime ricettine le ho sperimentate con una stufa a legna, perché ero sempre sola in casa perché i miei genitori lavoravano, mia mamma lavorava accanto, e lei mi diceva Chicca, perché mi chiamavano Chicca quando ero piccola, se mi vuoi dare una mano ci sarebbe da pulire i fagiolini, ci sarebbe da tutte le cose noiose, sbaragliano tutta a me, così almeno si toglievano di mezzo questi lavori noiosi e lunghi. Quindi mi metteva a tagliare i fagiolini, a pulire le verdure, a sistemare. Un giorno ho detto, ma ora, visto che mi fanno sempre pulire e sistemare, perché non provare a sperimentare? Quindi ho iniziato a cucinare sulla stufina a legna. Quando era accesa mettevo sopra il mio pentolino, il battutino, vedevo un po' come faceva la mia mamma, ogni tanto anche mio babbo cucinava, e da lì sono nate le mie prime ricettine. Questa è la pasta di Chianti fatta a mano, guarda. Vieni, vieni. Che diventa viola. Il canto del fuoco. Il canto del fuoco. Questa nostra esperienza insieme a Federica Continanza è stata veramente bellissima. Grazie. Anche perché un sacco di ricette in pochissimo tempo. Davvero? Un primo, un secondo, un dolce. Quanto ci abbiamo messo? Mezz'ora. Ah, va bene, l'arte di improvvisare, no? Infatti, l'arte di improvvisare, infatti la cucina è creazione, no? Improvvisazione, creazione, condivisione. Condivisione, e quindi tutto questo personalmente mi rende molto felice, perché è proprio il mio sentire, il mio pensiero e il pensiero di Gustar Viaggiando. Ovviamente noi la ringraziamo. Io ringrazio voi, mi ha fatto molto molto piacere. E noi vi daremo ancora notizie di Federica, perché ne certo, fa veramente tante, come si dice, una ne fa e mille ne pensa lei, veramente. Quando volete sono qui, mi fa molto piacere. Hai fermato ospitarvi. Anche tante cose, dovevi essere, ovviamente il Covid ha fermato, sì, anche Federica, il lavoro, doveva essere a marzo, tornare a New York. A New York, adesso dovevo essere a Dubai per una fiera importante del food, e purtroppo sono fermate i miei cooking tour che faccio spesso in inverno
negli Stati Uniti, però riprenderemo sicuramente, non vedo l'ora, e magari perché no li condividiamo anche insieme. Ma sicuramente noi ci siamo pronti, siamo a disposizione di Federica. Bene, io vi saluto insieme a Federica e vi dico, voi non lo vedete, ma sto vedendo proprio il panorama di San Gimignano. Bella, in cima alla bellissimo, veramente. Vedessi la notte tutta illuminata, ancora più bella. Bel posto, veramente. Grazie. Grande, non solo ristorante, casa e tutto. Io vi consiglio di venire perché grazie. Ci sono sempre un sacco di sorprese. Grazie. Grazie a te, Roberta. Grazie davvero.